Eh sì, amici di Clip Summer, continuiamo con i nostri video. Prima però facciamo una piccola pausa, andiamo a farvi vedere un'altra delle tante rubriche che abbiamo quest'anno nella nostra trasmissione. Prima però, vedete, sono qui, ecco qua, vedete qui. No, scusate, tutto bene, l'unica cosa che dico, eventualmente aspettate la sera, perché se vi avvinghiate così, ecco, non gli interessa, loro si avvinghiano, ma sì, ma va bene così, dai, tanto noi non ci distraiamo, continuiamo, andiamo a vedere la nostra rubrica che riguarda le foto con il nostro Riccardo Pieri. A te la linea. Come stampi le foto? Se porti le foto a stampare in uno studio oppure se le stampi ancora, diciamo, in casa, chiamiamolo così? Sì, io le stampo in casa, ti rispondo subito velocemente, perché diciamo la cosa più importante, la stampa, preferisco farlo in casa per il fatto che mi scelgo la carta migliore, gli inchiostri migliori, mi faccio una profilatura del colore stesso per riuscire ad ottenere veramente un colore fedele a quello che io voglio, cosa che difficilmente si riesce ad ottenere mandando le nostre immagini, i nostri pixel, come l'hai chiamato tu, a stampare fuori in dei laboratori esterni. Quindi riesco a gestire l'intero flusso di lavoro dallo scatto alla post produzione stessa, che oggi è diciamo un altro tassello molto importante per arrivare poi al risultato finale, che è quello che dà la maggior soddisfazione, ovvero la stampa. Come fare a riconoscere una buona stampa da una cattiva stampa? Innanzitutto, diciamo, il primo impatto, che è quello visivo, andiamo a controllare, a guardare la qualità e la struttura della carta stessa, proprio perché oggi esistono carte particolari che comunque saranno più o meno sempre un po' esistite, ma a maggior ragione si sa che la tecnologia, l'innovazione va avanti, la stessa cosa vale per le carte, però sembra che stia andando avanti ma in maniera inversa, ovvero si punta sempre a avere una carta molto grezza, molto pura, pulita. Esistono varie tipologie di punto di bianco, questo è chiaro, e la scelta del fotografo è poi fondamentale anche in questo, perché ognuno si innamora e sceglie magari le due o tre tipologie di carte. Esempio, quelle che io ho scelto non sono carte lucide, assolutamente, sono carte cotone, quindi carta opaca, una carta che riesce a dare tridimensionalità all'immagine e non appiattirla. Di conseguenza fa apparire l'immagine stessa più viva e reale anche per l'osservatore, diciamo, meno qualificato. Sicuramente si parla spesso di matrimoni, ma la carta, c'è una carta particolare da usare nelle foto di matrimonio? È sempre il solito discorso di prima, non c'è una carta particolare, ma solitamente è il fotografo che seleziona le carte che preferisce e di conseguenza va a mostrarle ai propri clienti. Anche in base alle foto? Anche in base alle foto, ovvio, anche in base alle foto. Ci sono delle bellissime carte che però sul colore o viceversa sul bianco e nero non danno una risposta ottimale, mentre ce ne sono altre che vanno benissimo sia per il colore più bianco e nero. Quindi la scelta si impara a farla col tempo, con l'esperienza, come in tutti i lavori, poi del resto l'esperienza è quella che ci forma, con la lettura di libri, con la partecipazione a dei workshop tenuti da professionisti del settore. Credo sia molto importante riuscire ad apprendere anche quello che gli altri sanno darti. Non mi ritengo uno che si ferma o si limita al suo lavoro. Mi fa molto piacere anche scoprire come lavora gli altri e quando è possibile, o lo ritengo giusto, diciamo, impossessarmi dei molteplici consigli che in tantissimi fotografi ad oggi mi hanno dato. Quindi ringrazio anche loro per questo.